Ciao, io sono Davide Gherardi, sono originario di Viggiano, un piccolo paese in Basilicata. Illusione di speranza, lo paese non merava, manca pane per in capanza. E da 4 anni vivo qui a Melbourne, dove mi occupo di un salone di bellezza, sono parrucchiere unisex e barbiere, e mi occupo anche di tutta quella che è la tradizione musicale e culturale del soprattutto del sud Italia, quindi sono anche musicista. Dicesse senza solda, ti dicesse fa fortuna, ti dicesse qua speranza di ritornare a primavera. Ricordo quando ero bambino di essere sempre intorno a mia madre, perché mia madre è parrucchiera dal 1969, quindi sono cresciuto un po' con le forbici in mano. Ogni giorno che andavo a scuola, nel pomeriggio mi intrattenevo nel salone per aiutare la mamma a fare lo shampoo, a pulire un po' nel salone. La mia passione della musica in realtà nasce da quando ero molto piccolo. All'asilo nido piangevo sempre, l'unico modo per stare tranquillo era quando mi mettevano vicino a una fisarmonica, quindi stavo tranquillo per tutta la giornata. Però all'età di 5 anni ho iniziato a suonare la fisarmonica diatonica, o meglio conosciuto l'organetto. Terra straniera, non voglio che vedere. Poiché la mia terra è una terra molto ricca di tradizioni musicali, mi sono avvicinato all'arpa popolare italiana. Viggiano è da sempre stato un paese ricco di tradizioni, ma molto conosciuto anche per la grossa immigrazione dei musicisti girovaghi viggianesi, che appunto si spostavano in gruppo di 3-4 persone, girovagando per il mondo in cerca di fortuna. Emigrarono in America, in Australia, in Sudafrica e anche in Europa. In Italia, dopo aver ultimato gli studi di parrucchiere a Roma, ho iniziato a lavorare nell'attività di famiglia di Stigliano Francesca, che è mia madre, che è stata la mia prima insegnante, la mia prima maestra. Lì ho lavorato per alcuni anni prima di spostarmi a Melbourne. Una sera ne passai mille patole. E ad oggi, quindi, arrivato qui in Australia, mi occupo un po' di offrire quella che è lo stile italiano dal punto di vista sia culturale con la musica, ma anche e soprattutto professionale da parrucchiere, barbiere, facendo riscoprire e rivivere un po' quello che è l'essere italiano, la semplice chiacchierata con il cliente o alla creazione di un taglio, di un colore, ma anche alla degustazione di un caffè accompagnato da una buona musica tradizionale che è quella della mia terra, della Basilicata. Nel 2012, dopo alcuni anni di pensamenti, di indecisioni, ho deciso di spostarmi qui in Australia perché la mia ragazza è italo-australiana, quindi mi trovo un po' qui in Australia per amore. Il salone Davier Italy nasce nel 2014 da una mia idea di portare qui in Australia tutto quello che è il Made in Italy. Quindi l'idea della mia attività qui in Australia è quella là di far sentire il cliente che entra nel nostro salone un po' in Italia. Quindi i miei clienti sono soddisfatti nel venire qua e non solo per fare i capelli quei 10-15 minuti, ma anche per venire e restare una mezz'ora, un'ora a chiacchierare, a leggere il libro che possono trovare che parla di cultura italiana e non. Per me non è importante dove uno vive, dove sta, ma è importante conoscere, dialogarsi, confrontarsi per costruirsi, crescere e poi magari un giorno, perché no, tornare anche al paese di origine come facevano appunto i miei antenati. Thank you.